Nella ciurma di Cappello di Paglia, diversi personaggi non hanno mangiato un frutto del diavolo. Oggi proverò ad assegnare quelli che secondo me sono i frutti più adatti a loro. E farò anche un giochino finale che consiste nel dare ai membri, che invece ne hanno mangiato uno, il frutto più adatto, ponendoci nel caso in cui il loro attuale frutto non fosse mai esistito nel mondo di One Piece. Partiamo da quelli non fruttati: Nami, Franky, Usopp, Jinbe, Sanji e Zoro. Per il personaggio di Nami, il maestro Oda aveva assegnato il frutto di Enel. D'altronde Nami è un'abilissima navigatrice e nei 2 anni a Wateria ha aumentato le sue già vaste conoscenze meteorologiche. Abbiamo visto cosa è stata in grado di fare con uno strumento abbastanza rudimentale come il Climatact. Un loggia come il Rombo Rombo le farebbe fare un salto di qualità importante. Ma vi sorprenderò, il frutto che assegnerei a Nami non riguarda la sua dote di navigatrice, bensì la sua bellezza. E quindi darei a Nami il frutto di Boa Hancock, il Mero Mero. Combinando l'elettricità fornita da Zeus e il poter pietrificare praticamente chiunque, Nami farebbe uno switch pazzesco. Già mi immagino una scena del tipo: Nami pietrifica mezzo mondo con una posa sexy e poi via col Thunderbolt, distruggendo le statue create dal Mero Mero. E poi la gatta ladra da sempre gioca sulla sua bellezza per avere dei tornaconti. E ora Franky. Per lui il maestro Oda aveva assegnato il frutto di Baby Five, l'arma arma. Questo frutto consentirebbe a Franky di trasformarsi in diversi tipi di armi, sia da fuoco che da taglio. Potrebbe trasformare alcune parti del corpo o tutto se stesso. Quindi per Franky, che sin dall'adolescenza ha avuto la passione di costruire marchingegni da combattimento, i famosi Battle Franky, ciò rappresenterebbe un'ottima scelta. Se trasformato in arma, l'utilizzatore non subisce alcun danno derivante dall'impatto contro il nemico, ad esempio in conseguenza dell'esplosione provocata dalla trasformazione in missile. In quel caso i pezzi si ricompongono immediatamente. Ciò invece non funziona se l'utilizzatore è in forma umana, oppure trasformato parzialmente. Ma, come ormai avrete capito, non è quello che gli darei io. A Franky darei il frutto di Buggy, il Barabara. Questo paramiscia permetterebbe a Franky di dividere il proprio corpo in pezzi, farli levitare e controllarli telecineticamente. Pensate all'utilizzo che uno come Franky potrebbe farne. Potrebbe installare razzi, laser e qualsiasi altro tipo di arma in parti periferiche del corpo, sorprendendo così il nemico. E poi dai, quanto sarebbe bello vedere il General Franky in una specie di cosplay degli Zord dei Power Rangers? Passiamo ad Usopp. Ad Usopp era stato assegnato il frutto di Blamenco, un ex pirata di Barba Bianca. Questo frutto fornirebbe ad Usopp una tasca in cui poter conservare oggetti di qualsiasi grandezza, un po' come la tasca dei ciuschi di Doraemon. Questo perché Usopp, che utilizza uno svariato arsenale, come un martello gigante fake, l'avrebbe sicuramente sfruttato appieno. Con questa tasca, Usopp avrebbe una quantità pressoché infinita di munizioni, quindi Pop Greens, le munizioni che si trasformano in super piante, sarebbero a sua completa disposizione. Ma il potere che io darei ad Usopp è quello di Viola, il frutto Fix Fix. Questo paramiscia dà la capacità di vedere attraverso ogni cosa, e fino a una distanza di 4.000 km. E può anche leggere la mente delle persone. Oltre all'ovvia utilità per il ruolo da cecchino, pensate a quante gag ci sarebbero se Usopp potesse leggere i pensieri dei suoi avversari, che nella foga della battaglia penserebbero a come farlo fuori. Poesia. Per Jinbe sarò molto breve, anzi brevissimo. Non gli assegnerei nessun frutto. Sarebbe un autogol clamoroso rendere nulle le sue abilità da uomo pesce, dandogli un frutto. Quindi passiamo a Sanji. A Sanji il maestro Oda aveva assegnato il frutto di Señor Pink. Col frutto Swim Swim, Sanji potrebbe liquefare le strutture solide per nuotarci attraverso. In questo modo coglierebbe gli avversari di sorpresa. Ma vi chiedo, con la velocità sovrumana di cui dispone Sanji, gli sarebbe così tanto utile un potere del genere? Risposta: no.
ma quello che darei io a Sanji è più legato al suo ruolo da cuoco. Gli darei il frutto di Streusen, il Kuku Kuku. Grazie a questo frutto, Sanji potrebbe far diventare un oggetto tagliato col coltello un qualsiasi tipo di cibo. Il cibo fornisce nutrimento, ma non ha un buon sapore, a detta di Big Mom. Ecco che entrerebbe in gioco la maestria di Sanji, che riuscirebbe a renderli saporiti. E chissà, magari risvegliandolo si potrebbe risolvere questa controindicazione. L'ultimo Mugiwara non fruttato è Zoro. Concordo con Oda che ha assegnato ad una delle sue spade il frutto di Kaido, l'Uo-Uo modello Seiryu. Ma che fa? Uno anche a lui non glielo vogliamo dare? Il frutto che darei a Zoro è il Pika Pika, il frutto di Kizaru. Pensate a cosa diamine diverrebbe Zoro se i suoi già potentissimi fendenti verrebbero rafforzati dalla velocità dell'Oggia della Luce. Ma il vero booster sarebbe la velocità. L'avversario non ne capirebbe niente. E poi, diciamoci la verità, chi non pagherebbe ogni suo centesimo per vedere l'Ashura ricoperta di luce gialla tipo Super Saiyan? Basta che mi sto emozionando. E adesso passiamo ai Mugiwara che hanno già un frutto. Quale frutto gli diamo se non avessero mai ingerito quello che attualmente possiedono? Iniziamo da Chopper. Se Chopper non avesse mangiato l'Ito Ito, non sarebbe il Chopper che conosciamo. Non avrebbe facoltà intellettive. Non saprebbe comunicare con gli altri Mugiwara. Però l'istinto di Chopper rimarrebbe lo stesso, perché l'Ito Ito ha sviluppato la sua parte razionale. Quindi Chopper sarebbe sempre buono nell'animo. E quindi per lui ho pensato al Tori Tori, il frutto di Marco. Esteticamente non so che mostro ne verrebbe fuori, però pensate che figata una fenice animalesca che prontamente arriva e cura i Mugiwara. Una sorta di Fanny di Harry Potter versione One Piece. Passiamo a Brook. Se Brook non avesse mangiato il suo frutto del diavolo, sarebbe morto. Quindi per lui, come per Jinbe, non possiamo far nulla. Possiamo fare qualcosa invece per Nico Robin. Questo è stato il frutto più facile da assegnare. Per una studiosa come Robin ci vuole un frutto che l'aiuti nella sua ricerca archeologica. E nel mondo di One Piece diciamo che non è proprio semplicissimo accedere alle fonti storiografiche. Deve permetterle di infiltrarsi senza essere notata e ascoltare / annotare tutte le informazioni necessarie. Quindi il frutto che serve a Robin deve permetterle di infiltrarsi senza essere notata e poter ascoltare / annotare tutte le informazioni necessarie. E tutte queste cose le fa già grazie al suo attuale frutto. Quindi a Robin assegnerei il frutto di Shiryu, il Suke Suke. Grazie ad esso Robin potrebbe rendersi invisibile. E chissà che il risveglio non permetta di rendere invisibili anche gli oggetti attorno a lei. E adesso il frutto del capitano, Luffy. Questo, a differenza di Robin, è stato il frutto più difficile da assegnare. Per Luffy ci voleva un frutto che rappresentasse il suo lato giocoso, ma anche la sua prorompenza combattiva. Dopo lunghe riflessioni, ho trovato un solo frutto che avrebbe senso assegnargli, il Baku Baku. Con questo frutto Luffy potrebbe masticare qualsiasi cosa e una volta masticato trasformare il suo corpo replicando le caratteristiche di qualunque cosa abbia mangiato nelle ultime 24 ore. Ad esempio, se mangia un cannone, può trasformare una parte del suo corpo in un cannone. Per capirci meglio, pensate al potere del personaggio del videogame Kirby. Kirby può risucchiare l'aria per diventare più leggero, fluttuando grazie al movimento delle sue braccia. Vi ricorda qualcosa? E può anche attaccare i nemici sputando un piccolo sbuffo d'aria, tipo proiettile. Col Baku Baku, Luffy avrebbe la capacità di riconfigurare oggetti ingeriti e rigurgitarli, creando qualcosa di nuovo. Può persino usare questo potere per divorare persone intere e combinarle dentro di sé, permettendogli di unire ad esempio dei suoi subordinati, e fare un guerriero ancora più potente. Pensate a cosa diamine ne verrebbe fuori con una testa come quella di Luffy. Vi lascio con questa immagine. Il Monster Trio unito in un unico corpo che combatte. No, non ringraziatemi. Dovere. Noi ci vediamo alla prossima e sayonara.
Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!